le Acque Regionali della Toscana hanno dato vita a un premio letterario di portata nazionale sulla cultura della legalità. Il tema è la legalità che vola alto. Questa è la cerimonia di premiazione dei vincitori del premio, che ha avuto un risultato importante al di là di ogni aspettativa, sia dal punto di vista dei temi che sono arrivati, sia della qualità degli elaborati. Sì, credo effettivamente che questo sia un tema che può veramente coinvolgere, per esempio, i giovani. Il discorso educativo sulla legalità lo ritengo di grandissima importanza, e manifestazioni come questa ci consentono proprio di far sperimentare, direi, se è consentito questo termine, far sperimentare ai ragazzi proprio e farli riflettere su che cosa sia la legalità proprio nel quotidiano. E quindi è un impegno che noi ci siamo un pochino presi e che poi vorremmo anche continuare. Enrico Fiori, presidente della giuria del premio e presidente delle Acri di Arezzo. L'importanza di coniugare un premio letterario alla cultura della legalità. Sì, è stata una, come presidente della giuria, è stata una bellissima esperienza, perché questo premio letterario, vedendo appunto gli elaborati, ci ha consentito proprio di analizzare in concreto il tema della legalità che vola alto, ma che tocca problemi veramente sentiti, veramente importanti. Tra gli elaborati sono emersi tematiche molto importanti, quali i diritti dei lavoratori, le morti sul lavoro, i problemi legati alla malattia, al disagio psichico, i problemi legati alle vittime della strada. Quindi un premio letterario che si ricollega a pieno titolo con una legalità che vola alto ma che cammina a fianco degli uomini. Il progetto Fare i conti con la crisi, ce ne parla Maria Chiara Cantini delle Acli di Firenze. Sì, il progetto Fare i conti con la crisi è un progetto sperimentale lanciato dalle Acli nazionali e riguarda 12 province in tutta Italia. In Toscana saranno le province di Firenze e Siena a portare avanti questo progetto. È un progetto che riguarda in sostanza il bilancio familiare, quindi fare i conti con la crisi proprio ai tempi della crisi che il paese sta attraversando. Quindi formare ed informare le famiglie attraverso dei moduli specifici per la corretta gestione del bilancio familiare, ma anche per una più approfondita comprensione dei temi fiscali, dei temi previdenziali, quindi iniziare a pensare anche per esempio alla previdenza complementare, ma anche riflettere sul consumo, quindi sul senso, sul valore che noi diamo al consumo, e in modo particolare approfondire quelle che sono le tematiche del consumo etico e del consumo critico. Thank you.